Cari amici, buongiorno e buona domenica dal vostro Nicola De Lucia. Sono qui oggi per parlare di un'altra grande squadra lombarda, ovvero dell'Inter, che ieri, un po' ahimè, ai noi, tifosi appassionati delle squadre milanesi, siamo rimasti, insomma, non proprio delusi. Però questo pareggio 1-1 con l'Atalanta, diciamo molto meglio di una sconfitta, e ribadiamo 1-0 momentaneo dall'Inter di Lautaro Martinez su solita assistenza di Romero Lukaku al quarto minuto del primo tempo. Poi si sono susseguite varie ammonizioni per l'Atalanta, De Bordeaux, Palomino. Per l'Inter al 42esimo ammonito Antonio Conte non dal campo. Nel secondo tempo Gasperini ha fatto entrare Malinowski al 53esimo, Muriel al 70esimo e 5 minuti dopo al 75esimo Gosens ha approfittato di una piccola distrazione dell'Inter per mettere dentro il momentaneo e che poi sarà definitivo 1-1. Per l'Inter poi Conte faceva entrare Borja Valero al posto di Sensa al 71esimo, Politano all'80esimo al posto di Lautaro Martinez. Al 65esimo ammonito Sensi per atterramento per l'Inter e sempre per l'Inter Godin ammonito per ostruzione all'83esimo e all'88esimo, qui ci tengo a dire, secondo me, leggermente generoso il rigore concesso all'Atalanta, che Muriel, che è andato sul dischetto, ha sbagliato per la solita pregevolezza, prodezza di Sami Randanovic, ripeto, uno dei baluardi dell'Inter, della formazione dell'Inter in tutti questi anni. All'89esimo ammonizione di Malinowski, al 91esimo ingresso di Castagne per Gosens. Comunque, per quanto riguarda i bookmaker, il pareggio era quotato tra il 3,40 e il 3,60. Al momento in classifica, quindi i neroazzurri Sponda Milano Inter sono al momento primi in classifica con 46 punti, in attesa del big match di questa sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma tra Roma e Juventus. Secondo me anche Roma-Juventus ci regalerà delle sorprese. L'Atalanta al momento e resterà al quinto posto con 35 punti in virtù del margine di vantaggio sul Cagliari, il Parma, il Milan, eccetera, eccetera. Inter, che come l'Atalanta saranno impegnate nella settimana che inizia domani in Coppa Italia, l'Inter, che potrebbe ritrovare l'Atalanta anche in Coppa Italia, mi pare, anche in virtù di un eventuale successo sia dell'Inter che dell'Atalanta. Quindi, che dire, bella partita, le premesse sono state mantenute tutte, il pubblico molto affascinato da queste due belle, brave formazioni che regalano un calcio spettacolo, e chi lo sa, ci lasciamo col punto interrogativo se la Roma potrà continuare la sua corsa ad un posto in Champions ottenendo i 3 punti dopo l'inaspettata sconfitta di 7 giorni fa, sempre tra le mura amiche contro il Torino, vincitore per 0-2 nella capitale,
E quindi la Juve potrebbe vedere eventualmente la sua seconda sconfitta stagionale, o chi lo sa se magari anche la Juventus otterrà un solo punto dalla trasferta di Roma e quindi continuerà questo tip e tap, diciamo così, tra Inter e Juve per assicurarsi la prima posizione e quindi per tra virgolette il campione d'inverno, ma secondo me la prima posizione è apertissima, anche perché abbiamo la Lazio che dovrà recuperare la partita contro il Verona, quindi che in caso di vittoria e soprattutto mettendo in considerazione se la Lazio dovesse continuare a vincere, facendo fede che comunque anche la Lazio annovera, per esempio, per quanto riguarda l'attacco, una buona quantità di gol realizzati. Però la prima di tutte l'Atalanta con 49 gol fatti, e poi segue proprio la Lazio a 41, poi c'è l'Inter a 40 e la Juve un po' di meno, 35 comunque. Mi sono divertito per questa partita di Inter-Atalanta. Noi ci vediamo per un prossimo video. Buona domenica a tutti, alla prossima. Ciao, viva il calcio!